troviamo nello storico hangar dell'Aeroclub Palermo, intitolato a Beppe Albanese, che è stato il suo fondatore, nell'aeroporto di Bocca di Falco. Oggi l'aeroporto non è più un aeroporto militare, è un aeroporto civile ed è gestito direttamente dall'ENAC. Ma questo aeroporto ha tanta storia. Nel 1930, quando è stata iniziata l'opera di costruzione, si è visto teatro di una sosta del Giro d'Italia, che era un prestigioso giro aereo internazionale. Poi ha avuto finalmente quest'anno, con la magia generata alla Via dei Tesori, ha aperto le sue porte. Ha aperto le sue porte alla città, a tutti coloro i quali avevano la curiosità di visitare questo sito, che si è rilevato interessantissimo, perché abbiamo trovato recentemente un rifugio aereo che addirittura non appariva sulle carte. Abbiamo raccontato e vogliamo far sì che le foto storiche raccontino di fatti avvenuti in questo aeroporto. Una volta che abbiamo coniugato la storia dell'aeroporto, abbiamo fatto visitare la torre di controllo, abbiamo spiegato a tutti come funziona una torre di controllo e il perché esiste, non poteva mancare l'esperienza del volo. Descrizione rullaggio, India Fox a Papo, riportate posizione altezza 35 per i controlli. A questo punto pronti al decollo.